Bene, siamo con il deputato Gabriele Toccafondi, segretario della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Benvenuto, deputato. Grazie. Iniziamo subito da una domanda, perché è in corso il concorso ordinario secondaria tra le polemiche per le modalità della prova. Innanzitutto volevamo capire se secondo lei il fatto che si sia scelta questa modalità di prova a norma del decreto legge 73, quindi del famoso decreto sostegni bis, è stato frutto, cioè la scuola si è adeguata più o meno al decreto Brunetta, alla formula voluta da Brunetta sulla semplificazione delle procedure concorsuali. C'è stata questa influenza? Perché questa scelta anche nel mondo della scuola? Beh, guardi, no, non è semplice fare un concorso per 400.000 iscritti, questo va detto. Però noi abbiamo sempre sostenuto che l'articolo 59 del decreto sostegni, almeno i commi che riguardavano la semplificazione del concorso, avrebbero portato a questo. E leggere di stime, quindi lo prendo come un dato non certo, ma di stime dell'80 o 90% di bocciati è sicuramente una sconfitta per un concorso che invece doveva aiutare a trovare docenti, A perché la fare i scuola ha cadaveri. bisogno di docenti, quindi è un paradosso. Rispetto a questo, io ricordo solo che il comma 10, ovvero la prova scritta, diventava di fatto a crocette, e non ha aiutato, anche perché mi limito solo a questo esempio. Con tutta la buona volontà, non si giudica un insegnante dalla conoscenza nozionistica, pur fondamentale. Cioè, quindi la domanda, quando la data è la scoperta dell'America, sì, certo è utile, ma un insegnante deve stare in classe, deve stare con i docenti, deve avere una capacità oratoria e di spiegazione non indifferente, e solo e soltanto con un colloquio orale e con domande aperte è possibile comprendere se la persona è in grado poi di fare effettivamente il docente. Quindi è giusto misurare anche il livello di conoscenza La nozionistica, conoscenza. ma un docente non fa solo e soltanto questo. Con tutta la buona volontà, la scuola non è solo e soltanto un insieme di nozioni da trasmettere. Ce ne siamo resi conto anche in questa pandemia, con lockdown, quanto ci siano mancati i rapporti, le relazioni, i dubbi, le domande, le scoperte. Ecco, guardate che un docente, voi lo sapete meglio di me, un docente fa la parte nozionistica fondamentale, ma non solo. E quindi anche tutto il percorso formativo e di selezione deve contenere questi aspetti. Ora ne parliamo, infatti, deputato, perché il ministro Bianchi di recente ha dichiarato che la riforma del reclutamento è in corso e che entro giugno, lui ha dato questo tipo di scadenza, il testo sarà pronto. Ma cosa bolle in pentola? Quale sarà la prossima riforma del reclutamento? Voi che voce in capitolo avete avuto, o eventualmente qual è la vostra formula ideale per un concorso scolastico? Allora, noi è indubbio che dopo l'eliminazione del FIT, quindi con l'era Bussetti, quindi il 2013, il 2018-19, si è creato un problema reale. Cioè manca un percorso formativo e di conseguenza manca anche una regolarità dei concorsi. Questo paese, se vuole bene alla scuola, deve avere tutte e due. Deve avere una riforma reale, duratura nel tempo, non che ogni governo che arriva la cambia, la modifica, di reclutamento, di formazione, e un reclutamento stabile, duraturo nel tempo, diciamo, forse non annuale, perché ogni anno fare un concorso, insomma, però almeno con cadenza ogni 2 anni, anche perché il numero delle esigenze di docenti che vanno in pensione, il Ministero lo sa, il numero di ragazzi, anche ahimè alla denatalità, che hanno bisogno di insegnanti, di maestri, di professori, più o meno si sa, e quindi una programmazione è fondamentale. È paradossale che in questo momento Voi non ci sia un percorso. siete per la formula concorsuale, ma quale dovrebbe essere, deputato, secondo lei? Cioè, questa formula, con ad esempio prova scritta, risposta multipla, la abolirete o verrà mantenuta? Io le posso dire la mia e ci arrivo, però è fondamentale avere un percorso formativo.
Ora siamo molto contenti che dentro il PNRR, tra le proposte di riforma obbligatoria che il governo si appresta a fare, c'è anche quella sul tema del reclutamento, quindi la riforma della formazione iniziale e quindi del reclutamento, perché l'ho detto prima, non mi dilungo, sono collegate, sono due facce della stessa medaglia. Però bene la riforma della formazione iniziale, peccato però che il governo si è preso la responsabilità di farla uscire entro il 30 giugno di quest'anno. Siamo a aprile, ci preoccupano questi tempi, soprattutto come maggioranza e come Parlamento vorremmo capire il Ministero dell'Istruzione, insieme in parte anche al Ministero dell'Università, cosa ha in mente di fare. Quindi da una parte bicchiere mezzo pieno, ma ci preoccupa. Dall'altro è concorsi bene, regolari sicuramente, quindi periodici nel tempo, però anche sulla modalità. E torno alla risposta di prima. Ha un senso non semplicemente se si danno da mezz'ora o un'ora di tempo davanti a un computer per mettere delle X. Quello non potrà mai valutare appieno. Quindi è fondamentale ci sia un percorso formativo, perché lì chi vuole fare l'insegnante, chi ha la vocazione dell'insegnamento, può essere aiutato. Ma poi occorre anche un concorso, una selezione in cui ci sia un orale e una risposta aperta alle domande, se deve essere anche lo scritto. Questa è sempre stata la nostra volontà. Poi siamo disposti e disponibili con tutte le categorie, con tutti i gruppi parlamentari a confronto su questo. Perché guardi, nessuno ha la verità in tasca e la soluzione già predefinita. Certo è che la situazione così com'è e da alcuni anni è paradossale e non aiuta la scuola e i ragazzi. Grazie deputato, ora cambiamo tema. Le chiedo un po' del nuovo decreto Covid. So peraltro che lei ha fatto ha partecipato all'interrogazione oggi, se non sbaglio, era presente anche lei per discutere appunto su queste nuove formule, disposizioni del nuovo decreto Covid. A lei cosa non convince di questo decreto e se avete intenzione di presentare qualche emendamento su cosa? Sì, guardi, noi abbiamo preso da subito posizione molto netta e oggi abbiamo fatto un'interrogazione in aula, ci ha risposto il ministro D'Incà perché il ministro Bianchi è impossibilitato, tra l'altro faccio nuovamente gli auguri di una pronta guarigione. Anche da parte guardi, nostra. Non ci convince per niente l'articolo 8 sul decreto riaperture perché dopo mesi in cui abbiamo tenuto la barra dritta sul tema delle vaccinazioni come unico argine vero per uscire dalla pandemia, far rientrare i docenti a scuola, non in classe, pagandoli chiaramente per un lavoro che è difficile trovare non in classe e sono più di 4.000 a quanto ci risulta, ci sembra paradossale e diseducativo. Paradossale in parte l'ho già spiegato, ma anche perché dobbiamo recuperare risorse, circa 30 milioni di euro per pagare le supplenze dal primo di aprile fino alla fine dell'anno. Queste risorse in buona sostanza vengono prese da quello che doveva essere, che deve essere il fondo per il contratto. Per la valorizzazione. Tra l'altro un fondo in cui il Parlamento in maniera trasversale ha lavorato sulla legge di bilancio. Per di più, se un docente di quelli Novax in questi 2 o 3 mesi decide di vaccinarsi e di ritornare a scuola, a essere mandato a casa è il supplente che in questo percorso ha fatto tutto un percorso appunto con i propri ragazzi, quindi è paradossale. E ci sembra anche diseducativo verso i tanti docenti, la stragrande maggioranza che si sono vaccinati hanno tutelato loro, i loro colleghi, soprattutto i bambini e i ragazzi, che sono stati vicino in questi mesi durissimi per i più giovani, perché l'abbiamo detto prima, la scuola non è solo un insieme di nozioni, quindi il tema è fondamentale, ma è diseducativo anche per i ragazzi, perché che messaggio diamo ai ragazzi? Che in fondo, insomma, va bene, abbiamo scherzato. Quindi voi non sareste stati proponiamo per il ritorno in classe dei non vaccinati? Beh, guardi, noi vorremmo capire dal Ministero perché mai in altre categorie, pensa alla sanità, alle forze dell'ordine, questo reintegro non c'è stato e perché a scuola sì, perché l'università, a quanto mi sembra di comprendere dalla prima lettura del decreto, si torna in classe, a scuola si torna a scuola ma non in classe. Tra l'altro vorrei sapere, ma questo ce lo dicono i presidi, ma cosa
facciamo fare a questi docenti che possono fare i docenti. Quindi noi sì, presenteremo degli emendamenti cercando di migliorare il decreto. Noi siamo contenti del decreto riaperture, tutto sommato, perché è anche un messaggio positivo. Ma su questo punto proprio non capiamo la questione, ma anche politicamente, cioè non capiamo perché politicamente chi in maggioranza ha voluto proprio sulla scuola dare questo segnale.